Buon pomeriggio amici rossoneri, buona Pasquetta a tutti, benvenuti in questo terzo e ultimo speciale Milan Under 12, specializzato ovviamente in quella che sembra essere la stellina di questa squadra, cioè Akram Jadid. 11 gol per lui in 6 partite nel MIK, qua trovate tutti i gol che ha segnato e sotto appunto il video dei gol diamo anche spazio agli altri giovani talenti del Milan Under 12 che appunto in pochi conoscono. Che dire su questi giovani ragazzi? Io ho visto 2 partite, le potete vedere su YouTube, basta che andate a cercare Milan, AC Milan Under 12, MIK 2023, le parole chiave diciamo, e trovate appunto 2 partite, io ne ho trovate 2 complete, una contro il Real Madrid dove appunto possiamo vedere i nostri giovani talenti, anche capire che in Spagna danno tanto spazio ai giovani anche per televisione, in internet, giusto anche per iniziare sin da piccoli oramai a farli entrare in quello che è il mondo del calcio del giorno d'oggi, cioè tanti social, tante immagini, tante pressioni, e quindi alla fine in Spagna può anche essere una di queste tante piccole ragioni per le quali diciamo che in Italia i giovani tardano a esplodere o quello che è, ma in Spagna li abituano anche presto. Se prendiamo per esempio il Barcellona, io non lo smetterò mai di ripetere, ogni settimana nella televisione gratuita danno i giovani under 10, under 11, under 12 del Barcellona, li vedi proprio come abbiamo visto il MIK andare ad esultare sotto la camera col telecronista. Hanno il loro pubblico piccolino che li segue ovviamente, però piano piano entrano in questo nuovo mondo del calcio che appunto è cambiato molto rispetto a anni fa, dove tutte queste cose non succedevano. Non venitemi poi a dire, non fare vedere immagini che se no poi ci fregano i calciatori. Ragazzi, questo era un torneo giovanile dove ci andavano osservatori seri a vedere questi giovani. Lo stesso Jadid ha ricevuto complimenti da tutto lo staff di tutte le squadre che partecipavano, Real Madrid, Manchester United, Barcellona e quant'altro, perché vedete che rifilava 3-4 gol a partita, quindi ottimo il nostro talento. Ma tutto il Milan Under 12, comunque, se avete visto nel video di ieri, ci sono qualche talentino, mi sono piaciuti soprattutto il numero 5 e il numero 8, andrò poi a informarmi, a capire chi sono appunto e magari portarvi anche qualche altra immagine su tutti i talenti che abbiamo. Adesso ci siamo un po' concentrati su questo Milan Under 12, dopo aver visto durante tutto l'anno spesso il Milan Under 16 con Camarda e la Primavera. Adesso vi ho parlato anche qualcosa di Alessandro Bonomi, anche lui che sta facendo molto bene. Vediamo se riusciamo a scovare qualcos'altro. Come sempre, un bel mi piace al video, ragazzi, ve lo chiedo poco, però fatelo, mi raccomando. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché tra un po' inizia il calciomercato, quindi sapete che sarà periodo dove sarò molto molto attivo. E poi, ragazzi, speriamo in questo Milan che ci regali qualcosina in Champions, perché in campionato si fa sempre più dura, sembra quasi più fattibile arrivare in finale che arrivare in un posto Champions, per come stanno andando le cose. Però ragazzi, incrociate le dita, domani o dopodomani, quello, quando vedrete questo video, ci toccherà una super sfida di Champions. Dopo il 4-0 in campionato sarà tutt'altra cosa, però incrociamo le dita e nel mentre godiamoci i nostri giovani talenti. Ci vediamo.